Allora, questo progetto e questi banchi arrivano a Torino e alla Fondazione Merz, a casa di Merz, da mio paese, Runic, e dalla scuola dove io avevo frequentato le elementari. E il mio rincontro con questi banchi è stato quando sono andato a visitare la mia famiglia per qualche giorno, ed era il giorno che il piccolo paese da dove vengo avevano deciso di demolire la scuola, che era anche un luogo di ritrovo per tutti, ma anche un luogo di riferimento architettonico per il paese. Questa cosa del demolire la scuola vecchia per costruire una nuova, che per certi aspetti è cioè, molto più bella e innovata, è parte di tutta questa trasformazione che succede in Kosovo. Cioè, dopo la guerra c'è questa grande energia e voglia di una creazione di nuova identità che spesso cioè, viene anche attraverso una distruzione di una vecchia identità. E quindi, non so, per me era la cosa più istintiva. Ho preso una macchina fotografica e sono andato a fare ultima foto o così, cioè a filmare. E in quel momento che sono entrato in giardino sono venuti un gruppo di bambini ed è cominciato un dialogo tra me che volevo fare la foto e poi che filmavo, e loro che erano un po' attratti dalla macchina fotografica ma poi anche dalla voglia di farmi vedere per l'ultima volta la scuola, e che io non capivo, ma quando sono entrato dentro ho capito che loro potevano fare quel giorno quello che mai nessun bambino può fare in una scuola. In quel disastro delle cose io cercavo anche questo libro, l'abecedario, che è l'abetare, che è anche il titolo di questo progetto. È il libro dove io ho studiato l'alfabeto, e nella lettera P c'era Pulate Petritit, che vuol dire le galline di Petrit. E io da piccolo ero convinto che ogni bambino avesse una pagina dedicata in questo libro. Quindi uno dei bambini mi ha detto di guardare questi banchi perché qui c'è tutto. In effetti dal primo momento che ho guardato ho visto che sono strati e strati di tracce, di segni, di queste persone che hanno lasciato i nomi, i loro desideri, i loro sogni. Allo stesso momento trovi delle cose che sono molto più locali, ovvero che sono legate alla guerra, al periodo di prima e dopo la guerra, e dove chiaramente tu vedi una storia misto tra quella globale o quello che condividiamo in tutti e quella molto più locale. L'idea di trasformarlo è usando il ferro, cioè la cosa più semplice è ricreare questi disegni. È come se dal disegno fai una cosa che viene da una superficie bidimensionale e cioè lo metti nello spazio, quindi diventa come scultura, che poi quando lo guardi diventa di nuovo parte dello spazio, e quindi è come se diventa disegno di nuovo. Per me è veramente speciale lavorare in questo spazio perché è bellissimo, e portare questo momento di classe, quindi un inizio di ordine che poi abita lo spazio con un'immaginazione, una fantasia, un sogno.